Invito a camminare con serenità e fiducia sulle strade che tu continui a tracciare per raggiungere la meta della tua casa, nostra abitazione eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. E su voi tutti i presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Abbiamo pensato in uno dei luoghi più caratteristici della città, forse il luogo più caratteristico, perché il cosiddetto vecchio ospedale di San Gerardo è in un certo senso il cuore di Monza, con tutto il rispetto per il luogo, la regalia, eccetera, eccetera. E abbiamo pensato di restituirlo in modo decoroso alla città. Brianza Channel, Andrea Magro, siamo in una giornata ucciosa di fine aprile in via San Gerardo dei Tintori a Monza per l'inaugurazione della ripavimentazione della via, una stupenda via. Siamo con il sindaco Marco Mariani. Sì, questo è il posto più caratteristico di Monza, la leggenda di San Gerardo, insomma, storia, leggenda naturalmente, però insomma fa parte del cuore dei monzesi. Abbiamo pensato giusto di sistemarlo, di ridarlo alla città in modo un pochino più pedonale, per farsi quattro passi con calma. Mi sembra che il risultato sia estetico che funzionale sia ottimo. Faccio i complimenti ai nostri progettisti, ai nostri uffici e anche all'impresa che ha fatto i lavori in tempo record. Abbiamo causato un po' di disagio al traffico anche così. D'altronde il centro di Monza è piccolissimo, appena chiudi una strada per dei lavori è un po' il principio dei vasi comunicanti che viene a mancare, diciamo. Però i lavori sono finiti, direi che questo angolo ultra caratteristico di Monza è stato restituito alla gente, mi sembra che i commenti siano positivi e quindi abbiamo fatto il nostro dovere. Un centro sempre più bello, sempre a misura d'uomo, sempre più europeo, devo dire. Sempre più europeo, permettetemi di dire, a misura d'uomo e purtroppo sempre rapportato alle risorse finanziarie, che a me spiace doverlo sottolineare, ma negli ultimi due anni questo comune ha avuto 11 milioni e 200 mila euro di tagli e quindi la gente deve capire che qualsiasi amministrazione, per l'amor di Dio non sto facendo discorsi di carattere politico, ma qualsiasi amministrazione deve fare delle scelte, deve dare delle priorità. Questa ci sembrava una priorità, visto la caratteristica del luogo, abbiamo fatto questi lavori, siamo soddisfatti. La sua amministrazione in 5 anni ha fatto tanti cambiamenti, ha abbellito Monza, sarà il biglietto da visita del futuro. Io penso proprio di sì, abbiamo abbellito Monza non solo in centro, ma penso ai lavori in via della Guerrina, ad esempio, per cui stiamo parlando di periferia, anche se francamente in una città come questa il concetto di centro e periferia sta sempre di più scemando, insomma non era come quando ero un ragazzino io, che a un certo punto Monza finiva veramente, eccetera eccetera. Per cui abbiamo fatto il possibile, ripeto, dopodiché qualcuno sarà sempre scontento, perché lo capisco, però abbiamo agito in via della Guerrina, abbiamo agito a San Fruttuoso con i lavori al cimitero, abbiamo cercato di fare il possibile, stiamo facendo la via Montesanto a San Rocco. Insomma, si fa quello che si può, e errori compresi, perché quando si amministra si fanno anche degli errori. Signori, alla salute! A voi! Cin, prego! Ciao.